Ragazzi, possiamo riprendere con Dead Rising 2. Taratata. Devo finire tanto. Cosa che va a fuoco? Ah, allora, un ragazzo di voi mi aveva detto che posso. Minchia, lontano, no, è vicino. Dovrò andare lì, vabbè. Praticamente mi ha detto che posso addomesticare. Vi ricordate quella tigre che cercava di ammazzarmi insieme a quel coglione? Poi alla fine ho ucciso solo quel tipo, ma la tigre l'ho lasciata viva. Ecco, quella tigre mi ha detto che posso addomesticarla con della carne. Però, che carne? Cioè, ho trovato anche mani di zombie. Cioè, quel tipo di carne lì? Oppure, non so, devo portare una bistecca, un panino, un hamburger del McDonald's? Dimmelo tu, perché io non lo so. E soprattutto come faccio da dargliela? Cioè devo avvicinarmi, tipo, come faccio con le persone? E mi appare la voce dagli oggetto. Cosa devo fare? O gliela lancio? Boh, non lo so. Poi dimmelo. Allora, come vedete, c'è questa freccettina questa. Vuoi andare prima qui? Forse è su. Perché me la segna in bianco. Oh Jesus Christ. Esamina. Bro, dietro di te. Fottutamente inquietante. You're Chuck Green. That's right. And you are. You know me. I'm Slappy. Everyone knows Slappy. Io non ti conosco. Everyone knows you. You started the outbreak. I saw it on TV. No, buddy, it wasn't me. I'm being set up. But it was on TV. Just like Slappy. Don't believe everything you see on TV, kid. Look. Are you okay? Do you need something? Am I okay? Do I need something? The TV says you're the one who caused all this. You took the best thing in the world away from me. My girl. She was so beautiful. And we had so much in common. We were gonna go on a date tonight. And she loved me for who I am. But now. Now. Look at her now! Una lavatina. She's dead! Dead! Because of you! You brought the zombies here! You ruined everything! Oh cazzo. Now! Oh cazzo, ma perché sono tutti rincoglioniti quelli che incontro? Oh Cristo. Slappy! Ma ti è fottuto il lanciafiamme! Brutto stronzo, fermati però! Porco mondo schifoso. Ok ragazzi, riprendiamo. Sto cercando di ammazzare quel figlio di Troia e sono appena entrato in un negozio di armi. E uno di voi mi ha detto di prendermi il completo da SWAT. Quindi, per ora, vi accontento. Poi magari riprenderò il mio completo normale. Qui sono parecchie armi. Vediamo il fucile di precisione quanti danni gli fa. Dai! Minchia, dobbiamo fare anche in fretta. Beccato, però non è il massimo. Vediamo la doppietta. Gli apro il culo. Cazzone! Finiamo di ammazzare! Caga, stronzo! Fiero appassito sta anche finendo. Fiero appassito poi. You're so beautiful, baby.
È un altro boss levato dai coglioni, finalmente. Gesù. Scheda combo acquisita, lancia fiamme, cioè la sua arma praticamente, pistola d'acqua e pitonica di benzina. Passaggio di livello. Ah, un'altra. Sputa fuoco, pistola spara palline più torcia di bambù. Minchia, armi migliori. Qui devo salvare una persona. Fiore appassito. Vediamo. What? Oh! Cotta al forno. Mi serve qualcosa, deve essere ancora molto debole. Minchia, non ho nulla. Eh sì. Scusi, questo, il massaggiatore, a cosa ti serviva? Oh, questo ragazzo. Vediamo se qui c'è qualcosa da bere. Ah, c'è un caffè. Vediamo se lo accetta. Tieni toppa. Dell'uvetta. Ah. Portami lei e ti mostro una scorciatoia. Vabbè, portiamo anche questo, quando non si sa mai. Vieni. No, che cazzo faccio? Moliamo le forbici e riprendiamo questo. Vaffanculo. Tieniti lei, dai. Tanto poi lo rifaremo qualcosa. Vediamo un attimo. Però io direi di andare a fare questa merda. Soldi a palate. C'è tanto vicino. Colpa d'Atlantica. Aspetta, perché ce n'è un... No, allora... No, tocca portarla con noi ormai. Qui in zona c'è un altro... coso. Scusate, ragazzi. Che poi anche... bruciacchiata, cioè cotta al forno, come ha detto Chuck, quindi sarebbe... un bellissimo pasto. Per questi stronzi. Posto migliore della loro vita, carne cotta invece che cruda. Devo trovare le scale. Non ho la più pallida idea di dove siano. Scusa un attimo. Fuori dai coglioni. No, non si rompe questa a calcio, peccato. Dai, cazzo! Tra l'altro questa qui dove vuole che vada? Ah, un passaggio segreto. Vediamo il passaggio di Lynette dove ci porta. Ok, devo salire qui. Tanto guardate il mio abbigliamento. Da poliziotto. Da SWAT, più le scarpe eleganti per uscire. Quelle del vestito, del completo che avevo prima. Ah, di qui. Prendo quel pannello. Che pannello? Mi fate entrare qui dentro per cosa? Aspetta, aspetta, aspetta. Quel pannello. Questo pannello. Sì. Figo, devo ricordarmene. Crown
figata. Dove ne sbucchiamo? Ok, a fianco allo sport. Perfetto, perfetto, me ne ricorderò allora. Oh Gesù. Aspetta, devo leggere anche il messaggio. Ed ecco lo sposo. Oh Gesù, bambino. Soldi a palate e colpa all'Atlantica sta terminando, devo sbrigarmi. Fai vedere. Indagai sul matrimonio, vabbè. Adesso indago. Prima porto lì a casa. Bisogna sempre portare la quaglia. Ale. Oh, anche tu sei così dolce. Ale, scorta completata. 18.000 punti. Però questo vestito non mi piace, ve lo sto dicendo. Lo voglio cambiare assolutamente. Fa schifo, dai. Non gli sta bene a Chuck. Allora. Ah, giusto, anche questo qui. È questo. Come troviamo una ragazza le diamo questo, tanto lo accetta, si sa. Se avete visto il precedente episodio, lo sapete anche voi che lo accetta. Allora. Quindi, passando per di qui, davvero, si esce dal cesso. Spero che posso soffrire della scorciatoia anche al contrario, diciamo. Il problema è... Dove cazzo ne eravamo usciti? Da qui? Sì, mi pare di qui. Cristo. No. Questo. Cioè, dal cesso. Entriamo dentro il cesso. Boh. Allora, vediamo un attimo. Anche mi sono dimenticato di salvare. Vabbè. Vabbè, andiamo qui. Dobbiamo scendere. Adesso vedi. Adesso vedi. Fammi liberare, brutto coglione. Toh. Ti piace, stronzo? Cazzo, dove sono le scale? Ups. Dai, fuori dai coglioni. Minzica. È sicuro che così si spostano. Che due balle. Ah, ecco le scale. Tanto. Avevo esaurito. Puoi vedere? E anche qui fuori c'è qualcosa. La mazza sta per rompere. È potente la mazza, perché è veloce a differenza di questo, che è un po' più lento. Però quello fa più danni. Fuori dei coglioni, fuori dei coglioni, fuori dei coglioni. Adesso mi avete rotto le palle. Prendo questo. È fighissimo. C'è sempre tempo per fare gli stronzi. Ah, guardate. Taratata. Devo anche comprarlo lo Zombrex. Me ne dimentico. Oh Gesù, levatevi dai mezzi. Oh. Ma sta nella parte giusta? Sì, 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 è giusto, è giusto. Paf! Paf! Ha! Vi piace? Vi piace? Allora.
Ah, mi aveva detto distruggi il furgone. Aspetta un attimo, faccio prima così. No, un cazzo. E fanculo però, eh. Io mi avvicino, gli sparo il culo lo stesso. Sì, grazie, sono amore. Uno beccato. Un altro beccato. Un colpo. Dai! Via! Cattivo! Adesso sconti. Cibatevi dei loro cadaveri. Si fa un cazzo. Blindato poi. Vabbè. Distruggiamolo da vicino. Fuori dalle balle. Ci provate. E va. Oh, minchia! La ciliegina sulla torta. Fuori dalle balle. Spero che questa muoia, mi sta molto sul cazzo questa qui. Dai un proiettile in fronte magari. Tromba tra Chuck. Everybody has a first time, Chuck. Ho ho ho. So, you believe me now. They're robbing the damn city. That's why they started this. For money. You sure got your story now. Listen, I've got a meeting with my source tonight. I think maybe it's time you met. I thought a professional journalist never gave up a source. I think this is kind of a special case, Chuck. I'll meet you at 11 o'clock in the bar at the Yucatan. It's a date. Poi ha detto, it's a date, non è, è un appuntamento. Lui ha detto, ci sarò. Ma vabbè. Mi complimento sempre con i traduttori. Salviamo, ovviamente. E poi cosa facciamo? Ce n'è di tempo. Andiamo qui. Prendiamo due armi o anche più di una. Finiamo di rompere qua. Porco mondo schifoso. Se muoio mi incazzo. Se no sono mai morto ucciso dagli zombie. Diciamo che è un po' difficile morire a causa degli zombie. Però può succedere se hai poca vita. E se non ti muovi facendo attenzione. Può succedere. Palla da football. Dai ragazzi, si gioca! La voglio! La devo tenere! Mi stava mordendo il culo. No! Cosa ho fatto? Ho mangiato un hamburger marcio, brutto stronzo! Vi levate dalle palle? Porca merda, ho mangiato un hamburger marcio. Si tiene la pancia. Oh no! Merda, mi attaccano gli zombie e vomito anche! Cazzo, sta per vomitare di nuovo? Devo essere al sicuro? Qui. Qui è un posto sicuro. Non ne approfittate per incularmi alle spalle. Qui c'è qualcosa di più, salutare. Bevi qualcosa. Ok. Iniziamo.
Oh Krishna, un altro boss. My son, I think you should consider. Randy. Father. Call me Randy. Get on with it. Do you Don't worry, honey. The other ones didn't mean anything to me. Just remember to say I do. You wanted me to wait until I was married. Well, I'm not waiting anymore. Oh, I knew I wouldn't die a virgin. Oh, I can't wait. I can't wait. I can't wait. Cut to the end, Dad. Cut to the end. If anyone knows of any reason why these two should not be joined in union, speak now or forever hold your... Oh my God! Help us! Help us! Oh cazzo. You're trying to ruin the happiest day of our lives? Oh merda. Cac. Sono una cac. Che ragazzi, siccome col boss mi ha fatto il culo, è ora di fare un'altra arma. Speriamo che questa vada bene. Ale. Perfetto. Cazzo! Ho combinato vodka, vodka e succo alla pesca. Non ho idea di cosa faccia, ma dobbiamo andare qui. C'è il boss da affrontare. Minchia, non fa un cazzo di danno sta merda. Fottiti! Proviamo, proviamola. Mi dà parecchia vita. Brutto stronzo. La regina. Non gli faccio nulla perché non è uno zombie. Minchia, non è possibile. Coglione. Vieni qui. Pensavo mi beccasse. Dai, vieni, vieni. No! Joking. Dai. Minchia. Muori, stronzo, muori! Vinco io stavolta. Ah! Topa, fra poco sarai libera. Si vede che è stanco. Dai. Bastardo. Addirittura. Caga. Ale. Che figo però il frullatore che mi fa mixare i drink. Addio panzone. Macabro. È comico allo stesso tempo.
kiss the bride. La battuta finale. Minghia, passaggio di livello. Incremento salute, combo, combo. No. Niente combo, vita incrementata a 8. Minchia. Ciao Toppa. Ok, grazie. Subito viene. Cosa ridi? Lavo la motosega dello sposo? No, no. Merda, ho lasciato. Aspetta un attimo, guardate. Perché tanto lo sappiamo tutti cosa succede. Mi fa ridere, Cristo. Non accetto armi. Cioè. Il vibrato lo accetta. E tu sei già mangiato tutto. Andiamo Toppa. Quest'arma è fighissima però, Ho unito una scopa e un macete. Vediamo dove bisogna andare. Lì, vabbè. Torniamo indietro. Però mi sa che andiamo a comprare anche qualcosa. Dove, da che parte è? Devo comprare lo Zombrex per la mia pulcina. Il negozio dei pegni dov'è? Qui. Oh, vedo anche dei bei soldini lì da prendere. Oddio, Hawa! Non rompermi i coglioni, zombie di merda. Tu muovi il culo, guardate. Minchia! Preso lo Zombex. Adesso costa 75.000. Ma l'ho preso. What? Scusa, ma dove me l'hai lanciato, brutto stronzo? Ah, eccolo. Ok. Abbiamo lo Zombex per la mia pulcina in caso servisse. Ora portiamo questa qui al rifugio. Anche se preferirei salvare, ragazzi, prima. Ma vabbè, dai, andiamo. Via. E lì c'è una cazzo di moto. Figo. Figo. Vabbè, ma ora non lo faccio. Magari più avanti. Ciulala! Minchia, levatevi dalle palle. Apre regina, apre regina. Cammina però. Nuovo messaggio. Capriola, premi il pulsante levetta sinistro. Figo. Non piangere. No, Gesù. Gesù, ancora messaggi? No, dove cazzo sto andando? Strada sbagliata. Aspetta, aspetta un attimo. Se vado al piano di sopra, c'è la... Minchia! Ah! Che nervi! Se vado al piano di sopra ci dovrebbe essere la scorciatoia. Credo. Non mi ricordo se era qui. Non era qui, cazzo. Toppa, ti muovi? E che cazzo? Devo andare a tornare a casa. Non mi segna nemmeno la via. Molto utile questo cazzo di navigatore, come si chiama. No, è dietro. È di qui che devo andare. Fuori dalle balle.
Soldi, soldi, soldi. Corri, stronzo! Dai, la cazzo sei, muoviti! Dai! Vale. No, vieni, topino! Può venire, è triste. No, levatevi dal cazzo. Vediamo la strada. È giusto, devo proseguire dritto. Più in fretta faccio, meglio è. Vedo una... Sì, vedo un carrello, perfetto. Andiamo più spediti. Via fuori dai coglioni, via fuori dai coglioni, via. Via, 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 via. Fuori dalle palle, devo pulire il corridoio numero 13. Aspetta. Sì, è giusto? Davanti. Di qui. Ops. Siamo arrivati. Danny! Muovi col culo di merda! Mi diverto. Muoviti, cazzo! Allora... Dobbiamo tornare indietro! Che è quella, no? Sembrava Zombrex. Di qui, vero? Non ho ancora imparato a memoria sta strada. Parapapà. Aspetta. Sento qualcuno. È qua a fianco. Nuova sopravvissuta. Signora. Faccio strada io. Oh, che bello, quanto mi piacciono queste cose. Fate venire voglia di picchiarvi ancora di più. Cazzo, ho finito le armi. Mazzata golf. Oh, smetta di farmi pomponi in pubblico. Quest'arma non serve a niente. Cioè, lancio palline come un idiota. Fermate! Inutile! Vabbè, però li ammazzo, Il bello è anche questo. Non muore. Scusa! Sono morti. Ci manca solo che vi picchiate. Ma porca troia! Adesso sono pochi di noi. Allora, andiamo.
così la prossima volta abbiamo meno da fare. Ok, è di qui, perché c'è il coso dello sport. Via. Guantoni da box. Non mi ricordo se erano i guantoni da box. No, erano questi, mi pare. Vedrete cosa combiniamo adesso prima di andarcene. Ci facciamo l'arma per il prossimo episodio. Sempre ci sono gli attrezzi giusti, ma non lo so. Facciamo un tentativo. Innanzitutto ci spariamo un bel succo. Volete? Finito. Ok, è qui. Credo che ci sia qualcosa di utile qui. Un bel cazzo, cioè. Pensavo ci fosse tipo... Merda, non c'è. Mi dispiace, ma non si può fare. Sapete cosa dovevo fare? Dovevo mettere i guantoni più l'olio. Per... l'olio di motori, mi sembra. Così facevo i guantoni infuocati. Ma non fa, accontentiamoci per la, della mazza. Dai, porca puttana! Sei proprio una cogliona, eh! Dai, che poi sposi me. Smettila di fregnare. Però figa anche i guantoni, eh. Taratrat. Pronti? 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 Lutz, sì. Oh Gesù Maria. Oh Gesù Maria, altre persone da salvare. Beh, almeno non ci si annoia in questo gioco. È sempre qualcosa da fare, sempre sopravvissuti diversi. Perché non sono tutti uguali, sono tutti diversi quelli che sto incontrando. Mi piace. Gesù Maria, ho lasciato dietro Danny. Porca troia, pensavo fosse con me. Dai, sua maestà, da sto cazzo. Cammina. Quella cosa, poveraccio. 30.000. Passaggio di livello, ullalero. Scheda combo. Cappello da birra. Che cosa mi fa sta merda? Mi dà più vita magari. Parlo. Io sono una nonna di... Calmati, Chuck. Ah, ammuttinamento evitato. Fico. Parliamo anche con lui. Vedi comunque di legare dritto. Ok. Coglione. Ok ragazzi, spero che anche questo gameplay vi sia piaciuto. Vediamo se qui c'è qualcosa che posso cambiare. Porca puttana. Pensavo si potessero mettere altri vestiti, ma vabbè. Ragazzi, al prossimo gameplay. Ciao a tutti.